tutti ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video della rubrica Parlando di. Oggi parliamo di un volume unico, sto parlando di Favole crudele di Kaori Yuki, edito da Planet Manga, questa è l'edizione standard, quella che non ha né sovracoperta nemmeno le pagine a colori, al prezzo di 4,50€, in quanto è uscita anche in versione deluxe con la sovracoperta e con le pagine a colori, ma dove si può andare a risparmio ne approfitto senza dubbio. L'autrice di quest'opera è Kaori Yuki, già autrice conosciuta in Italia per Angel Sanctuary, un'opera che ha fatto molto successo, e anche per l'attuale The Devil Lost Soul, che sta uscendo sempre in fumetteria per conto di GP Publishing. Questo è un volume unico, penso una delle sue prime opere, in quanto si può notare il tratto è un pochino più abbozzato rispetto a The Devil Lost Soul, ma non mi dispiace comunque affatto. Di cosa parla questo volume unico? All'interno di questo volume unico troviamo quattro storie autoconclusive molto diverse fra loro, ma che sono collegate fra loro da un unico tema costante, che è il soprannaturale, un tema che viene spesso ripreso all'interno delle opere dell'autrice. Molte, forse anche quasi tutte le sue opere, non presentano sempre del soprannaturale, magari chi più e chi meno. La prima storia si chiama appunto Favole crudeli ed è la stessa che dà il titolo al volume, e si instaura tutta intorno a una favola che fa così. Ve la leggo così facciamo prima. Quella è la foresta segreta, là una casa di dolci alletta ai bambini e le bambole si bisbigliano sussurri. Nelle notti luna piena cela il volto e fuggi veloce come il vento, perché altrimenti sarai divorata dalla strega. È una storia di tanto tempo fa. Un angelo precipitato nel mondo terreno per aver violato un divieto si innamorò della fanciulla di un villaggio. Un giorno la giovane udì una bellissima musica e, guidata da essa, entrò in un cerchio di silfidi. C'era un solo modo per salvare la fanciulla, la quale altrimenti avrebbe danzato con le fate dell'aria fino alla morte. L'angelo, senza esitare un istante, scagliò la sua freccia contro di lei, in modo da condurla nel regno di Dio. Tutto gira appunto intorno a questa fiaba. La protagonista è questa ragazzina che si ritrova a fare sempre uno strano sogno che riporta a lei quando era più piccola e a un ragazzino che suppone essere suo fratello, che stanno fuggendo da qualcuno e si ritrovano circondati da cadaveri. Nel momento in cui lei si sveglia e torna a vivere, diciamo, la sua vita reale, viene convocata a casa di un ricco signore assieme ad altre due ragazze. Questo ricco ragazzo sta cercando disperatamente sua sorella, le cui uniche informazioni sono che ha i capelli biondi e gli occhi azzurri, come potete notare dalla copertina. Però all'interno di quella villa accade qualcosa di strano. Le ragazze spesso scompaiono, nonostante siano del tutto determinate a diventare, anche se in maniera molto fasulla, la sorella del ragazzo, riceverne quindi e poi l'eredità quando sarà ora. Insomma, cercano tutti i modi di diventare ricche facendosi amiche il ragazzo. E tutto gira appunto attorno a questa fiaba che vi ho raccontato all'inizio. Una storia molto 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 bella. Fra tutte quelle raccontate all'interno di questo volume è quella che mi è piaciuta di più e che mi ha molto più entusiasmato e forse anche inquietato in certi punti. Poi abbiamo la seconda storia, che si chiama In quel momento Tina ha visto il passato, e parla appunto di questa ragazza Tina che ha uno strano potere, nel senso del tatto, toccando le persone riesce a vedere eventi del passato, che siano più remoti o più recenti. La vita di questa ragazza cambierà dal momento in cui compirà 8 anni. All'epoca riuscì a vedere il suo passato, la sua vita precedente, che è stata una vita molto sfortunata, in quanto il ragazzo che lei amava è morto prima di lei, e quindi lei adesso è alla ricerca dello spirito di questo ragazzo reincarnato in qualcun altro. Stranamente si ritrova anche coinvolta all'interno di un delitto e sarà assunta, fra virgolette, dalla polizia, in particolare da un determinato poliziotto, per riuscire a svolgere determinate indagini che sembrano non avere né capo né coda. E indovinate un po', il ragazzo in questione non è altro che la reincarnazione del suo amato dalla vita precedente. Quindi vedremo come andrà avanti questa storia, che è molto molto carina, però leggermente inferiore alla prima. La terza storia si chiama Il mago tra le quinte e inizia raccontando eventi del passato, dove una madre che praticava la magia nera, quindi una strega oscura, dice al figlio che è stato il padre ad ucciderla e che sarà compito suo ritrovare il suo spirito reincarnato in futuro, comunque quando crescerà. Quindi questo bambino crescerà con la convinzione di dover per forza trovare lo spirito della madre e risvegliarla all'interno del corpo che lo ospita.
crescendo con l'età, il ragazzino comunque diventa presidente di un'importante agenzia teatrale che prima era sotto appunto il potere del padre, e sta facendo determinate audizioni per riuscire a trovare i ruoli per un recital che andrà in scena, si chiamerà Alice. In realtà sotto questo recital si nasconde un'aura molto oscura e che si rivela anche demoniaca. Ovviamente all'interno delle provini si troverà una ragazza molto carina e molto svampita, ma che risulterà essere in realtà la reincarnazione della madre di questo ragazzo. Quindi vedremo poi come la storia andrà avanti, anche qua si svilupperà in maniera molto molto oscura. L'ultima storia si chiama Blanche e parla di questa ragazzina, appunto Blanche, che rimane orfana di genitori intorno ai 10-12 anni in quanto la sua famiglia viene uccisa da un attentato. La ragazzina crescerà sola e con la convinzione di doversi vendicare. Questa sua convinzione di vendetta la porterà comunque a incontrare un ragazzo che fa il truffatore e che cercherà di aiutarla in tutti i modi ad avere questo senso di vendetta. Anche se non sembra, all'interno di questa storia abbiamo un filo sovrannaturale, molto meno che rispetto alle tre storie precedenti, ma non manca nemmeno qua. Nonostante comunque queste quattro storie cerchino di avere un lieto fine, come in tutte le favole comunque che si rispettino, la materia oscura, la magia nera o comunque l'oscurità anche solo della storia si rivela sempre superiore rispetto alla parte bianca di essa. Un volume che a me è piaciuto veramente tantissimo. Io ho iniziato ad apprezzare l'autrice grazie a The Devil Lost Soul e quindi, essendomi innamorata del tratto, sia del tratto che del modo di narrare gli eventi dell'autrice, ho pensato di recuperare anche questo volume unico, il primo di una lunga ristampa di opere di Kaori Yuki. Se siete amanti dell'autrice e quest'opera vi manca, vi consiglio assolutamente di recuperarla e di aggiungerla appunto alla vostra collezione di opera dell'autrice. Nel caso voi non abbiate mai letto nulla di Kaori Yuki, è un volume molto, molto bello, questo lo confesso, ma che forse non è adatto per iniziare a leggere le opere di questa autrice. Magari buttatevi su opere comunque un po' più famose, come per esempio Angel Sanctuary. Questo non nega però che sia un volume altamente consigliato, quindi se vi piace il genere è comunque il volume per voi, però piuttosto iniziate a conoscere l'autrice con opere un po' più lunghe e che presentano meglio il suo stile narrativo. Che dire, non vedo l'ora di leggere il prossimo volume che uscirà a maggio, sì, e si chiamerà Gravel Kingdom, anche questo lo recupererò e vi leggo un attimo il trafiletto che c'è scritto all'interno del volume. Un regno lontano, vittima della maledizione della sabbia, un giovane principe e il suo destino, il fascino e l'inquietudine delle opere di Kaori Yuki torna tra due mesi un emozionante volume unico, in quanto questo era uscito a marzo, non aprile, però l'ho preso un po' più tardi. Io spero che la recensione sia stata di vostro gradimento e noi ci vediamo ad un prossimo video. Un bacione e buona giornata a tutti. Ciao!